Buonasera a tutti, amici di Orizzonte Scuola TV, bentrovati a questo nuovo appuntamento della Scuola Ferita, il ciclo di incontri con Stefano Rossi, psicopedagogista, con cui insomma, affrontiamo diverse tematiche legate alla scuola con moltissimi consigli per gli insegnanti. Siamo in diretta sulla nostra pagina ufficiale Facebook e anche sul nostro canale YouTube. Quest'oggi, appunto, stasera tratteremo il tema del ritorno in classe, gli effetti del ritorno in classe, che magari possono in qualche modo essere da preludio a un post-Covid, magari. L'auspicio è proprio che sia iniziato un post-Covid dopo questi 2 anni di dura pandemia. Facciamo entrare appunto Stefano Rossi, psicopedagogista. Buonasera, Stefano. Buonasera Fabrizio, è un piacere tornare qui con voi. Un piacere averti di nuovo qui con noi. Dunque, la scuola in presenza, come sappiamo, come sapranno i nostri utenti, è stato comunque un motto, comunque quasi un imperativo diciamo, del governo. Il ministro Bianchi ha fatto in effetti tanti sforzi, al di là dei risultati o delle opinioni personali. Comunque la scuola è tornata in presenza quasi in tutte le circostanze. Ed è un fatto sicuramente positivo, ma quello che proveremo un attimo a capire stasera, ci sono magari degli strascichi di questi 2 anni di pandemia, questi 2 anni di DAD. Anzi, vorrei partire far partire la nostra intervista da questo report dell'Istat, come si può vedere a schermo. Appunto, in questo report proprio si vede che, per quanto riguarda la DAD, non piace agli studenti. Il report evidenzia che il 60% preferisce le lezioni in presenza. E questo è un dato sicuramente importante, un dato proprio che ci dà proprio il polso del malcontento che sicuramente gli studenti hanno, anche ovviamente gli insegnanti. Hanno vissuto, però è chiaro che c'è questa voglia di tornare in classe, se sei d'accordo, Stefano, però ecco, non è semplice, non è semplice, non è affatto semplice per gli studenti, non è affatto semplice per gli insegnanti affrontare questa situazione comunque nuova, perché è una situazione nuova. Sì, hai assolutamente ragione Fabrizio. Tra l'altro, come dire, no? Se mi concedi subito una battuta iniziale, non stupisce, no? Che i ragazzi preferiscano le lezioni in presenza, non perché gli insegnanti non abbiano dato tutto quello che potevano dare nella DAD, nel momento legato alla pandemia, ma come dire, l'empatia ha bisogno del corpo. Noi ce la possiamo mettere tutta, io lo vedo anche quando faccio i miei seminari, ne faccio molti online, ne faccio altrettanti in presenza. È chiaro che l'empatia si incarna sempre, no? E, siamo esseri corporei, anche se siamo paradossalmente in un mondo sempre più derealizzato e digitalizzato, però da questo punto di vista, no? La passione, come dire, no? Trasuda, arriva molto di più in presenza. Ora, al netto di questo, il fatto di fare questa conversazione insieme su questo tema, è nato un po' da quello che ci siamo detti, un po' da quello che mi riportano molti insegnanti. Molti insegnanti mi stanno raccontando che, soprattutto nella fascia, preadolescenza, adolescenza, i ragazzi non stanno particolarmente bene. Certamente non possiamo generalizzare, ma quello che spesso mi viene riportato durante i seminari è che fondamentalmente oggi i ragazzi sono molto più apatici. È come se fossero attraversati e inghiottiti da una nebbia,
da una nebbia apatica che li rende particolarmente irraggiungibili da parte degli insegnanti. Ora, da questo punto di vista, non possiamo però affidarci solo, no, a qualche considerazione di qualche singolo docente, ma ci sono già dei dati. C'è uno studio che è stato fatto su 80.000 bambini e adolescenti, e questo studio purtroppo è uno studio inequivocabile che ci racconta due cose: che i disturbi d'ansia dopo la pandemia sono cresciuti, sono raddoppiati. Siamo passati da un circa 10% dei bambini e dei ragazzi che già in Sì. pre-pandemia manifestavano delle difficoltà legate all'ansia, adesso abbiamo il 20%, quindi dal 10 al 20% per quanto concerne lo spettro legato ai disturbi d'ansia, ma abbiamo un dato ancora più preoccupante, che vede il raddoppio dei casi clinici legati alla depressione. Questo ci dice che bambini, e in particolare ragazzi, sono usciti veramente con le ossa rotte, dalla pandemia. A questo dobbiamo aggiungere, in questo quadro, che ovviamente non stiamo dicendo che la pandemia ha causato, no, le depressioni e i disturbi d'ansia, però possiamo immaginarlo come un detonatore. Un detonatore situazionale che, come dire, ha incendiato e ha reso ancora più fragili bambini, e in particolare adolescenti, che già manifestavano delle fragilità. Su questo, se mi permetti, Fabrizio, ci sono in particolare tre aree di grande sofferenza dei nostri ragazzi. La prima area è quella dell'autolesionismo. Un dato che è emerso tra molti specialisti di infanzia e adolescenza è l'aumento del cutting. Il cutting è quella pratica che deriva dalla parola inglese, dal verbo inglese to cut, tagliarsi. E in cosa consiste il cutting? Il cutting consiste nell'autoinfliggersi dei piccoli tagli, principalmente sulle braccia, ma in generale in zone non visibili del corpo, ed è una pratica che era già, per la verità, parecchio diffusa nelle scuole, ma sappiamo che dopo le due ondate, no, legate alla pandemia, questo comportamento è in netta crescita. Ora, cerchiamo di comprendere un po' di più questo comportamento e cerchiamo di capire che il cutting non è un maldestro tentativo di suicidio. Quando un ragazzo o una ragazza si taglia, cioè si infligge queste piccole autolesioni corporee, in realtà non sta cercando di morire, sta maldestramente, passatemi il termine, cercando di sopravvivere. Questo perché? Perché i ragazzi a un certo punto si sono resi conto che facendosi male nel corpo, infliggendosi questi piccoli tagli, per un certo periodo non sentono male nel cuore. E questo che cosa ci dice? Questo ci dice, se vuoi, Fabrizio, che è il frutto di due forme di fatica dei nostri ragazzi. La prima è emotiva. Perché già prima della pandemia il fenomeno dell'autolesionismo è un fenomeno che si è largamente diffuso nelle scuole. Chiaramente i ragazzi e soprattutto le ragazze nascondono i segni di questi tagli, no? Le prime autolesioniste venivano con questi maglioni molto lunghi. Io ho avuto in consulenza ragazzine che si tagliavano nell'interno cosce. Altre che si tagliavano addirittura sotto le ascelle. Ma quello che dobbiamo comprendere è perché queste ragazze e questi ragazzi si tagliano e si tagliavano già prima della pandemia, ovvero una solitudine radicale. Quando tu dicevi, Fabrizio, no? I ragazzi preferiscono la didattica in presenza. Certamente, perché online tutti facciamo questa esperienza paradossale di essere connessi, ma simultaneamente di essere soli in mezzo agli altri. Non c'è una simultaneità nello sguardo, no? Nel momento in cui io cerco di guardarti negli occhi, Fabrizio, o guardo te negli occhi o guardo nella telecamera. In un modo o nell'altro non c'è.
una sincronicità. Esatto, non c'è E da convergenza. questo punto di vista, ecco, come primo, come dire, dato introduttivo, scusami se mi sono un attimo soffermato su questo tema, ma mi sembrava importante, i ragazzi hanno sofferto e soffrono per la solitudine digitale, potremmo chiamarla, e poi per l'analfabetismo emotivo, di cui già abbiamo parlato, perché molti di questi ragazzi e di queste ragazze soffrono per ragioni che in parte ci sono sempre state nell'adolescenza, no? Noi sappiamo che l'adolescenza è quell'attività, è quel periodo della vita, come dire, no? Difficile, impetuoso, in cui ciascuno deve dare forma alla propria identità e sappiamo che il rapporto coi pari è fondamentale. Ora cosa succede? Che mentre allora le ragazze o i ragazzi avevano delle fatiche relazionali, beh, cosa facevano? Si confidavano, con l'amico del cuore, si confidavano con la zia, con la vicina di casa, con l'allenatore. Ecco, sicuramente la pandemia ha ulteriormente sottratto tutte queste ancore e risorse relazionali che possono essere una prima lettura per spiegare questa impennata di autolesionismi. In linea di massima, però, potremmo dire che l'educazione emotiva su cui abbiamo insistito anche negli altri incontri è fondamentale nel momento in cui riesce a insegnare a bambini e ragazzi a trasformare i pesi che hanno nel cuore in parole. Quando noi abbiamo un peso legato a una fatica emotiva, il peso finisce per gravare, ci porta in basso. Da questo punto di vista, i pesi sono come dei sassi. E cosa fa l'educazione emotiva? Per esempio, con lo strumento delle card dei sentimenti di cui abbiamo già parlato in passato, aiuta i bambini e i ragazzi a condividere le emozioni, dare un nome a questi sassi, perché nel momento in cui io posso dire a Fabrizio che pesi porto nel cuore, non ho risolto il problema che mi affligge, ma non sono più da solo con l'emozione. Ecco, chiudo questo piccolo intervento dicendo: la cosa più faticosa rispetto alle emozioni più difficili è la solitudine con cui proviamo le emozioni più difficili. E questo durante la pandemia per i ragazzi è stato drammaticamente significativo. Certo, si sentivano su WhatsApp, si sentivano in FaceTime, però a conti fatti sono rimasti soli. E in questi casi un taglierino per diventare autolesionisti paradossalmente ha offerto loro l'illusione di essere meno soli. Eh sì, in effetti appunto sono l'esperienza insomma dell'isolamento è stata come hanno in effetti mostrato gli studi, diciamo diversi studi internazionali, è stato sicuramente molto importante a livello proprio negativo in questi 2 anni. Abbiamo sicuramente diversi temi, diversi spunti, però ecco, cerchiamo un attimo un po' di inquadrare la questione. Quindi, come gli insegnanti che hanno un ruolo cruciale, un ruolo chiave in questo momento, magari a maggior ragione il prossimo anno scolastico che potrebbe essere comunque diverso rispetto a quello appena passato, quindi con ancora l'incognita Covid ci sarà, non ci sarà, come sarà, quali misure si dovrebbero adottare. Però già un percorso sicuramente è stato avviato. Ma gli insegnanti quindi come possono facilitare questo riadattamento? Perché anche se vogliono, come diciamo, tornare in presenza questi studenti, questi bambini, questi ragazzi, però si devono un po' riadattare alla socialità, quindi cosa possiamo dire, ecco, come possiamo facilitare? Ma guarda, da questo punto di vista tocchi per me un tema che è molto caro, che è quello della cooperazione all'interno della classe, no? Io penso che a maggior ragione dopo il periodo di solitudine pandemica, chiamiamolo così, oggi dobbiamo veramente riallenare i bambini e i ragazzi a stare in un contesto di relazione, perché se me lo consenti, Fabrizio, mi viene in mente in questo caso il celebre racconto di Kafka legato alla tana. Questo racconto kafkiano ci racconta di un particolare animale, no? Kafka non ci dice se è un uomo o se è un animale, che a un certo punto ha paura del mondo esterno.
Che cosa fa questo curioso animale? Inizia a scavare dei cunicoli sotterranei dove proteggersi e inizia a fare solo delle velocissime incursioni per procacciarsi del cibo nel mondo esterno. Ecco, in maniera sintetica, qual è la grande lezione della tana di Kafka? Che questa creatura che fugge dal mondo per la paura del mondo, costruendo tutta una serie di cunicoli sotterranei, alimenta la propria paura. Kafka ci dice in maniera magistrale, entra dell'aria, con tutti i cunicoli che la creatura ha costruito, si formano dei sibili che alimentano la sua paura. Ecco, per certi versi, possiamo utilizzare questa metafora per comprendere la difficoltà di riadattamento, non di tutti i ragazzi, però di una parte un po' più fragile, un po' più colpita. Ecco allora che proporre in classe, no? Io da anni propongo non il cooperative learning, che è un modello, secondo me, integralista, nemico della spiegazione frontale. Io propongo un modello che si chiama didattica cooperativa, in cui l'assunto è spieghiamo circa 20 minuti. Perché circa 20 minuti? Perché la soglia di attenzione, e l'abbiamo visto drammaticamente anche in DAD, dei ragazzi oggi è bassissima. Oggi i nostri ragazzi riescono a rimanere concentrati a lungo solo in un contesto, quando guardano gli streamer che giocano ai videogame. Fuori da quel contesto, numerose ricerche, ma soprattutto la fatica degli insegnanti, ci dice che la soglia di attenzione dei nostri fanciulli digitale è bassissima. Allora la mia tesi è: uniamo due elementi faticosi, la difficoltà di riadattamento dei ragazzi, ma anche il desiderio di riadattarsi con la loro difficoltà di attenzione. E facciamo questa cosa, spieghiamo un po' di meno, con passione, con energia, con carisma per circa 20 minuti, dopodiché mettiamoli in coppie. Mentre il cooperative learning manda in ansia l'insegnante perché giustamente non sa quali attività creare, come crearle, il metodo che io propongo da anni prevede delle semplici attività in coppie, formando principalmente delle coppie eterogenee, in cui per circa 20 minuti Stefano e Fabrizio fanno matematica, inglese, storia, musica, omettoria, cooperando. Ecco allora che in questa cooperazione ha due vantaggi. Il primo è che i ragazzi non possono più far finta di ascoltare, perché il paradosso è che se la soglia d'attenzione è sempre più bassa, il rischio è avere in classe dei professionisti del finto ascolto. Li fanno sì con la testa, ma sono lontano. Secondo vantaggio è che mentre Fabrizio e Stefano si aiutano reciprocamente, facendo un'equazione, facendo degli esercizi in inglese, facendo vari compiti scolastici, oltre ad imparare il prendersi cura l'uno dell'altro, qui stiamo aiutando la creatura kafkiana, che è fuggita un po' dal mondo, a riadattarsi. Ovviamente, avere a che fare con Fabrizio in una logica one-to-one, è più semplice per me che parlare davanti a tutti, socializzare con tanti ragazzi contemporaneamente. Allora ecco, io penso che la didattica cooperativa con cui spiegare un pochino di meno, farli lavorare in coppia un pochino di più, è un modo per aumentare la partecipazione, promuovere l'aiuto reciproco e soprattutto facilitare un po' il riadattamento, anche perché, va detto, abbiamo parlato un po' degli adolescenti, ma anche i bambini sono stati penalizzati dalla solitudine pandemica, anche perché sappiamo, Fabrizio, che il nostro cervello è un cervello relazionale, si modula, si scolpisce, si influenza e si sviluppa entrando in relazione. Ora, questo non è un seminario, non è una conferenza. Se qualcuno poi volesse approfondire, io ho scritto molti testi a riguardo, ma in didattica cooperativa e classi difficili, gli insegnanti trovano numerose attività già costruite in cooperative learning. Perché qui chiudo su questo pezzo, Fabrizio, qual è il rischio? Se ci mettono in coppia insieme, tu sei bravo, io sono un disgraziato, quindi tu ti metti a fare l'esercizio, io mi metto a guardare per aria. Risultato? Il lavoro in coppia diventa una struttura di ingiustizia. Fabrizio alza la mano e dice: Prof, scusi, ma Stefano non fa nulla, a questo punto faccio da solo. Ecco, la particolarità dei format cooperativi che ho inserito nel mio approccio è che sono già strutturati tramite quella che si chiama un interscambio reciproco. Io e Fabrizio ci aiutiamo, ma io non posso lavorare senza Fabrizio e Fabrizio senza di me.
Diciamo che mentre nel cooperative learning tu dovevi creare da zero queste strutture di lavoro, la peculiarità della mia didattica cooperativa è averle già modellizzate in modo semplice per i docenti. Quindi ecco, una prima coordinata per il riadattamento, facilitiamo la socializzazione, perché il rischio è che la creatura kafkiana, in buona fede, fugga dal mondo alimentando un'ulteriore paura del mondo. Noi una cosa sappiamo sulla paura, e questo io lo spiego spesso ai bambini anche. Quando fai un passo avanti, la paura fa un passo indietro. Se invece tu fai un passo indietro, la paura diventa più grande e ogni giorno è sempre più grande. Quindi noi abbiamo certamente un compito culturale in classe, ma anche un compito di risocializzazione, che secondo me non dobbiamo sottovalutare. Fabrizio, non ti sento più. Aspetta, Sì, eccoci. si era disattivato l'audio un attimo. Allora, io chiamo di nuovo in causa il ministro Patrizio Bianchi, che riporta in realtà anche un pensiero diffuso, parlando anche personalmente con diversi insegnanti, che appunto l'esperienza della DAD in qualche modo è giusto che non venga demonizzata. Che per quanto abbia avuto delle criticità dal punto di vista didattico, dal punto di vista operativo, però comunque ha lasciato anche qualcosa di buono. Ecco, anche dal nostro punto di vista, insomma, che stiamo affrontando, ecco, la situazione proprio della DAD, cosa ha lasciato comunque? Ha insegnato qualcosa ai nostri insegnanti, che quindi da adottare durante le lezioni. Ma guarda, provo a darti già un suggerimento concreto, no? Che spero possa essere utile. Beh, una cosa che la DAD ci ha mostrato è che per larghi aspetti sia i bambini più grandi che i ragazzi sono in grado di accedere, no? A questi strumenti digitali. Per la verità lo sapevamo già, no? Ci sono bambini che purtroppo, aggiungo purtroppo, giocano su Fortnite facendo fondamentalmente cooperative learning. Quindi si collegano, uno sta a Zurigo, uno sta in Giappone, uno sta a Macerata, cooperano insieme. Ecco, io direi, sfruttiamo, no, in senso costruttivo quello che abbiamo imparato rispetto agli strumenti digitali e iniziamo a dare anche a bambini e ragazzi dei compiti cooperativi distesi, cioè delle attività in coppia con cui magari possiamo dare dei compiti un po' più profondi. Io adesso qui non riesco a entrare nel merito. Però dei piccoli compiti creativi, delle scritture da fare in coppia, degli approfondimenti che si possono fare anche a distanza. Spesso se c'è un punto debole nel modello che io propongo della didattica cooperativa è la quantità di nozioni. Cioè è chiaro che se io faccio la mia bella lezione frontale, io trasmetto molti contenuti nell'unità di tempo che ho a disposizione. Qual è il problema? Io questa la chiamo la didattica windsurf. Si esprime su un principio di quantità, sono felice di dare tante nozioni, ma finisce intrappolata un po' nella superficialità, come il surf. Perché? Perché tu ascolti e in realtà però non stai coltivando il pensiero critico e tutta un'altra serie di abilità importanti. Ecco, la didattica cooperativa fa una strada diversa. Ti spinge a spiegare un po' di meno, proponendo una didattica immersiva, facendo il sub. Spieghi un po' di meno, li fai lavorare in coppia. Lavorando in coppia, Stefano e Fabrizio imparano importanti competenze per la vita: pensiero critico, l'empatia, la condivisione, l'aiuto sociale e reciproco. Ecco, secondo me, queste attività possono essere oggi ripensate anche come compito a casa, un compito disteso, cooperativo a distanza, formando delle coppie. Ovviamente non lo possiamo far fare ai bambini della prima elementare, no? Ma già con bambini, ragazzi un po' più grandi, io potrei dire Stefano e Fabrizio, bene, visto che oggi facciamo sempre un po' più fatica a scrivere, vi consegno il compito cooperativo di creare una scrittura creativa in coppia su un argomento legato alle discipline da presentare in classe tra una settimana. Stefano e Fabrizio devono organizzarci, mettersi d'accordo,
gestirsi corresponsabilmente nel lavoro, ma poi vedendosi, io per esempio, tutti i libri che scrivo per le case editrici, quando collaboro, no? Beh, io collaboro come faccio con te, io e te Fabrizio non ci siamo mai visti, troviamo il modo di collaborare così. Certo, non può sostituire e non deve sostituire la presenza, però se mi chiedi cosa possiamo portarci a casa, beh, forse la possibilità di dare compiti un po' meno esecutivi, ripetitivi, oppure anche dare compiti legittimamente più esecutivi, ma perché non farli in coppia? Con dei format però in cui Stefano e Fabrizio collaborano alla pari, perché sennò il meccanismo è che poi Fabrizio si stanca e dice no, grazie. Ecco, questa può essere una. Infatti, giusto proprio per essere in tema, ho letto un commento di Daniela che riporta la sua esperienza, che a quanto pare è stata positiva. Comunque, tutto sommato è stata positiva, e ce ne sono tanti di questi esempi, perché poi non si può dire che la DAD sia appunto stata un fallimento a 360 gradi. Sicuramente ha avuto delle criticità, però comunque in alcuni casi ha funzionato, e quindi questa è una delle tantissime testimonianze che, ad Posso dire una esempio. cosa su questo, Fabrizio? Secondo me la DAD ha un po' svelato, come dire, quelli che sono in realtà i fondamenti essenziali per una buona lezione. E forse il fondamento più importante, su cui io insisto spesso, è l'empatia. Ma l'empatia intesa non solo come tecnica comunicativa, no? L'empatia intesa come legame. Se tra me e i bambini che ho in classe, se tra me e gli studenti che ho in classe, c'è comunque un legame d'amore, in senso pedagogico, chiaramente, un legame di fiducia, un legame caldo, se loro mi riconoscono come un porto sicuro, è lì che in DAD ti accendono la telecamera. Ma se noi li consideriamo solo in buona fede come delle teste da riempire, e il legame che c'è tra di noi è un legame freddo, è un legame asettico, quasi algoritmico, è chiaro che io perché devo accendere la telecamera quando posso starmene tranquillo? Allora qui il passaggio decisivo, secondo me, il grande insegnamento che dolorosamente la DAD ci ha dato a tutti, l'ho dato anche a me nei seminari che faccio online, ma soprattutto agli insegnanti, è che insegnare è un compito d'amore. E che il legame d'amore fonda e precede l'insegnamento. Tu puoi essere l'insegnante più capace e più erudito del pianeta. Dal pulpito parli benissimo, ma se non crei un amore, se non hai creato un legame d'amore con i ragazzi, questi spengono con un click e non ti ascoltano. Allora questo vuol dire che l'insegnante non è un lavoro per tutti. L'insegnante è un lavoro per chi certamente ha un'erudizione, una competenza culturale, ma per chi sa creare un ponte d'amore con bambini e ragazzi. Secondo me questo è il grande insegnamento della DAD che dobbiamo riportare in classe, no? Certo che in classe non possono spegnere il computer, in classe fanno sì con la testa e vanno via. E se Sì. posso aggiungere, Fabrizio, l'altro insegnamento che ci ha lasciato la DAD è che non si può fare frontale per 60 minuti, perché Sì. in classe vedi che fanno sì con la testa, in DAD sentivi che li perdevi. Allora, la proposta dello spiegare un po' di meno, farli lavorare un po' in coppia e discutere fase 3 della lezione cooperativa tutti insieme, secondo me può essere una via per coltivare, no, le menti critiche e i cuori intelligenti di cui parliamo spesso. Infatti, come spesso, insomma, mi sono imbattuto in diverse conversazioni, magari la pandemia, che ha portato sicuramente problemi, ha portato sicuramente un momento di grossa difficoltà, però potrebbe anche averci lasciato delle riflessioni che magari altrimenti non sarebbero venute, quantomeno non sarebbero venute in questa forma, e quindi magari uno spunto per migliorare. Una parola che è molto forse abusata, una parola che è molto utilizzata, un concetto che forse non è proprio molto chiaro, soprattutto per chi
e a volte, insomma, la utilizza, ed è il concetto di resilienza, perché è appunto una, soprattutto in questi 2 anni, quindi con il sorgere della pandemia, dei problemi legati al Covid, dalla politica alla pedagogia, alla filosofia, alla psicologia, ecco, questo concetto la troviamo sui giornali, la troviamo sui siti, la troviamo dappertutto, le È il nuovo persone. prezzemolo, dai. È il nuovo prezzemolo, ecco, il prezzemolo del 2020, ecco. Però cerchiamo di capire esattamente cos'è resilienza. Guarda, io alzo le mani e metto le mani avanti, che insomma, io Appunto, ho scritto un senza libro sulla resilienza 6 anni fa, quindi insomma non andava ancora di moda. dare delle leggi, ecco, diciamo, con rigore normativo, però diciamo, per Stefano Rossi cos'è il concetto di resilienza? Ma no, non credo solo per me, in realtà il concetto di resilienza è un concetto poetico e profondamente esistenziale, no? Resilio significa rialzarti, provare a rialzarti dalle cadute, tutte le volte che la vita inevitabilmente ti butta giù. Ora, purtroppo, quando un concetto viene abusato, diventa inflazionato, perde un po' di valore. Ma io di solito ai ragazzi, no? Come ormai forse anche tu hai imparato a conoscermi, Fabrizio, uso molto le storie, no? E allora vi racconto una breve storia sulla resilienza. Perché? Perché le storie sono importanti, perché ci aiutano a comprendere a livello immaginale i concetti. E a livello educativo potremmo dire che tutte le storie sono, come dire, no? Un trampolino di resilienza perché ci mostrano come affrontare le piccole cadute della vita. Allora, qui vi racconto questa storia che in realtà non ho inventato io, ne hanno fatto anche un film, mi dicono un film non tanto bello, ma la storia è molto interessante. C'è questa ragazza, questa ragazzina che all'epoca aveva 13 anni, una giovane surfista delle Hawaii, campionessa del suo paese. Questa ragazza si chiama Bethany Hamilton, e è nata in una famiglia di surfisti, ama profondamente questo sport. Un giorno la nostra Bethany è sdraiata sulla tavola con un braccio a penzoloni nell'acqua e purtroppo mentre si rilassa subisce l'imprevedibile attacco di uno squalo tigre. Bethany è una combattente, una ragazza coraggiosa. Non sappiamo come, in qualche modo lotta con lo squalo e in qualche modo riesce a portarsi in salvo sulla riva. Qui perde i sensi, però quando si risveglierà, siamo di fronte a una caduta molto severa. Bethany si rende conto di non avere più il braccio sinistro, si rende conto che lo squalo gliel'ha strappato nell'attacco. Allora qui vediamo un primo volto della resilienza. Essere resilienti non significa vincere sempre. Essere resilienti significa comprendere che l'invincibilità è non lasciarsi vincere dalle cadute. Allora, cosa succede? Primo aspetto da spiegare ai bambini e ai ragazzi, primo aspetto da spiegare ai bambini e ragazzi è che nelle cadute abbiamo diritto alle lacrime, abbiamo diritto alla rabbia, abbiamo diritto alla paura. E infatti i primi giorni Bethany, dopo aver scoperto questa cosa terribile, piange, urla, si dispera. Quello che però bisogna insegnare ai ragazzi è che il diritto alle lacrime non deve corrispondere all'affogare nelle lacrime. Allora a un certo punto Bethany si pone una domanda che io, diciamo, nelle consulenze e negli incontri con i ragazzi chiamo la domanda del potere. Attenzione. La domanda del potere in realtà ha un brutto nome, non è una domanda di potenza, è una domanda di non impotenza. Bethany si chiede, beh, accidenti, questo maledetto squalo mi ha strappato il braccio sinistro, ma non mi strapperà l'amore per la tavola. Allora la domanda che si pone Bethany per ritornare sulla tavola è cosa posso fare di piccolo? Per rialzarmi? Ecco allora che la prima cosa che decide di fare Bethany, una volta dimessa dall'ospedale, è affrontare la paura, andare incontro alla paura e gettarsi in acqua.
Salita sulla tavola, però, la nostra protagonista subisce una caduta ancora più dolorosa. Senza il braccio sinistro, si rende conto di non essere più in grado di stare sulla tavola, come se il suo corpo avesse disimparato questa abilità per cui ha sudato una vita intera. Ancora una volta, lacrime, rabbia, momenti di buio. Ma dopo questi momenti, Bethany decide di utilizzare nuovamente la domanda del potere, della non impotenza, e si chiede: bene, se questo è lo stato dell'arte, cosa posso fare nuovamente di piccolo per ritornare sulla tavola? E questa volta ha delle idee, ha alcune idee creative, si fa realizzare una tavola personalizzata da un amico, decide di lavorare sull'equilibrio. E qui poi vediamo un terzo volto della resilienza, la determinazione. Prima di reimparare, con la nuova tavola costruita dall'amico, Bethany non ci mette un mese, non ci mette 3 mesi, ci mette più di 400 giorni. Questo mostra ai ragazzi e ai bambini che la resilienza ha bisogno anche della perseveranza. Poi, come forse avrete già intuito, no? Bethany diventa un po' come la nostra Bebe Vio, un simbolo, no? Per molti ragazzi nel suo paese, ne fanno un libro, ne fanno un film, ma qual è l'elemento decisivo? Che le persone invincibili non sono quelle che non cadono mai, ma sono quelle che non si lasciano vincere dalle cadute. Ora vedete, in classe io propongo all'interno dell'approccio in cui credo di utilizzare delle domande. Perché utilizzare delle storie? Perché i nostri ragazzi sono stati nutriti inevitabilmente da narrazioni di morte negli ultimi 2 anni. Prima il Covid, poi il ritorno del Covid, poi la guerra. È chiaro che per molti dei nostri ragazzi, anche per molti di noi, se non siamo stati colpiti da una perdita diretta, la guerra russo-ucraina o il Covid per noi è una narrazione, però è una narrazione che ha dato, come dire, una forma e una forza distruttiva al nostro spirito. Ecco, io penso che i bambini e i ragazzi hanno bisogno di buone narrazioni, non solo sulla resilienza, sul coraggio, sull'empatia, sulla gratitudine, sulla collaborazione. E chiudendo questo piccolo passaggio, cosa possiamo fare con le storie? Le storie funzionano, a mio parere, non quando sono catechetiche, quando sono socratiche. Allora, per esempio, no? Alcune domande. Lanciamo delle domande ai bambini e ai ragazzi. Quali emozioni vi suscita la storia di Bethany? Quali atteggiamenti li hanno consentito di rialzarsi? È normale essere tristi e arrabbiati dopo una caduta, ma quando questa tristezza e questa rabbia può diventare pericolosa? O ancora, in modo più semplice, bambini, ragazzi, prendete un foglio e scrivete quella volta in cui anche voi avete avuto una piccola grande caduta. Scrivete cosa avete pensato, cosa avete provato e ora, grazie alla metafora della domanda del potere, provate a ripercorrere quella caduta e magari, confrontandovi in coppia con un compagno, provate a discutere come avreste potuto rialzarvi con questa domanda di resilienza? Ce lo condividiamo tutti insieme? Allora vedete, ecco, è questa la bellezza delle storie. Le buone storie sono come delle ostriche che contengono delle perle preziose. La perla non è la storia, la perla è la metafora. Noi continuiamo a sentir parlare di resilienza, ma non ci dicono come diventare resilienti. Certamente ci sono cadute e cadute, c'è buio e c'è buio, ma a livello di educazione emotiva a bambini e ragazzi forse si può insegnare che le persone possono considerarsi effetto o parte attiva nella vita. Possiamo considerarci tutta la vita una pagina scritta dal destino o ogni tanto non siamo padroni del nostro destino, il destino ci gioca, ma noi siamo padroni di come decidiamo di rispondere al destino. Ecco, io penso che le storie, e veramente io invito gli insegnanti non a utilizzare le storie dei miei libri, ma utilizzate delle storie che contengano delle perle,
delle metafore per comprendere come affrontare con empatia, gentilezza, rispetto, gratitudine, cooperazione la vita. Eleonora, una nostra utente che ci sta seguendo, così te lo volevo sottoporre, sto facendo un lavoro sulle emozioni e con i loro scritti autonomi stiamo realizzando un'antologia delle emozioni. Quindi magari le Allora, se storie. è l'Eleonora che conosco, dove ho appena fatto un corso di formazione, la saluto e l'abbraccio. E se è la stessa Eleonora che penso io, sta facendo un bellissimo lavoro con i suoi ragazzi. Chi lo sa, magari appunto sono gli stessi ragazzi che scrivono le storie. Può essere Sì, anche al contrario, ecco, uno stimolo al contrario. certo, assolutamente. Tra l'altro, ripeto, qual è il vantaggio delle storie, Fabrizio? Che una storia, io adesso l'ho raccontata un po' con calma, ma in un paio di minuti la racconti. Concedi 5-6 minuti per discutere tutto insieme. Insomma, io se noi ci ricordiamo quando siamo stati adolescenti noi e siamo precipitati nella rabbia, nel dolore, nella paura, le storie sono dei piccoli punti luce per trovare un piccolo sentiero per uscire dal buio. Torniamo da dove siamo partiti. Ragazzi e ragazze, migliaia di ragazzi e ragazze nel nostro paese utilizzano un taglierino per affrontare le proprie emozioni. Cioè, questo vuol dire che da questo punto di vista dobbiamo fare di più nell'educazione delle nuove generazioni. E allora quello che possiamo fare è offrire loro delle metafore profonde per vedere i fili che tengono insieme le cose. Ah, ecco, l'Eleonora che ho appena conosciuto a un corso, Sì, sto leggendo saluto pure lei e i suoi colleghi che ho conosciuto in Campania. Ok. io. Quindi vi siete conosciute Abbiamo proprio lei. fatto Ecco, anche apposta per te, Fabrizio. è un contenitore No, no, no. multitematico il nostro. Diciamo che siamo in conclusione. Prima di chiudere, però, ti volevo chiedere. Un suggerimento finale quindi agli insegnanti che devono accogliere questi, che già stanno accogliendo da quest'anno scolastico gli studenti dopo la pandemia e che si presume e si spera che continueranno in maniera ancora più convinta e più massiccia dal prossimo anno scolastico. Quindi un proprio un consiglio proprio in chiusura. Allora, io sarò di parte, però penso che piccole attività cooperative, in coppia, brevi, con cui stimolare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, stimolarli al rincontro l'uno con l'altro, educarli all'empatia mentre imparano in tutte le discipline, nel metodo che almeno io propongo è molto semplice perché i format sono già pronti. Ecco, io magari quello che mi sento di suggerire agli insegnanti è di osare. Di provare a osare un po' con queste piccole attività e soprattutto di affidarsi a una cosa, non a quello che io vi sto dicendo in questo momento, ma allo sguardo, a come si illumina lo sguardo dei bambini e dei ragazzi persi nella nebbia, come già abbiamo detto, quando hanno la possibilità di fare piccole attività in coppia. Si illuminano perché noi abbiamo un cervello sociale e abbiamo un'anima potenzialmente aggressiva ma anche potenzialmente empatica e queste attività nutrono queste due dimensioni, l'anima empatica e il cervello sociale. Secondo me è qualcosa che oggi a maggior ragione dobbiamo proporre a bambini e ragazzi e forse abbiamo bisogno anche noi di rivedere un po' questa luce nei loro occhi mentre riprendono, no? A prendersi cura e a socializzare gli uni con gli altri. Grazie Stefano, come al solito molto interessante, anche un po' dai commenti abbiamo avuto dei feedback positivi. Ricordo chi ci sta seguendo, ma anche chi ci vorrà seguire, se volesse, in un altro momento, che possono rivedere questo speciale sul nostro canale YouTube, iscrivendosi appunto al canale di Orizzonte Scuola. E ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito orizzontescuola.it. Io Grazie. se posso, Fabrizio, visto che abbiamo parlato di cooperazione, formazione chiocciola@prospettivedidattiche.it, se siete incuriositi dalla didattica cooperativa. E ringrazio sempre Fabrizio Orizzonte Scuola di questo spazio di riflessione insieme. Grazie a te, Stefano, come al solito.
Ci vediamo, diciamo, un prossimo appuntamento della scuola ferita. Buona serata a tutti. Ciao Fabrizio, grazie a tutti. Ciao, Buonasera. ciao.